Bene. E avevamo sentito anche questa Blues Suede qui dal vivo nei nostri studi, ma adesso qui dal vivo nei nostri studi, in collegamento telefonico, c'è Daniele Degli Anima. Ciao Daniele! Ciao, ciao a Ciao, tutti, benvenuto! buonasera ragazzi. Come va? Dopo, dopo Elvis però c'è un onore comunque, no? È diciamo un tappeto rosso per intervenire. Tappeto rosso. Innanzitutto, come va? Beh, bene, molto bene. Mi sembra che le cose vadano bene, questo disco sta girando di brutto sulla radio. Bravo, quindi allora, disco La Cruna del Lago che è uscito da un mesetto più o meno. Sì, circa da un mesetto, E singolo in rotazione Tutto il mondo paese, sì. giusto? Sì. Allora, parlaci un po' del vostro lavoro. Ma guarda, allora, questo album è il frutto, diciamo, di una cosa che è successa lo scorso anno, quando abbiamo fatto il best of 18 Anima, che è stato in rotazione, non voglio fare discorsi di concorrenza, ma su Virgin Radio, insomma, per 6 mesi. E ci ha creato questo contatto con questo grosso produttore che è Fabrizio Simoncioni, Ligabue, Negrita, Gianna Nannini, insomma, e abbiamo cominciato a lavorare a questo nuovo album che è il nostro quinto album. Che ti devo dire? Diciamo che, come sempre, si dice questa è la cosa più bella che abbiamo fatto, no? Si dice Beh, questo sempre. serve da stimolo per farne una migliore la volta successiva. Volevo farti una domanda a proposito. La cruna del lago, ma riguarda il cammello o il giusto? Chi è che deve passare da questa cruna? Allora, la cruna del lago è la parte più piccola, no? In cui la cultura, l'arte, la cultura e soprattutto la musica sta passando in questo momento, perché io sono, diciamo, molto polemico, sto portando avanti, diciamo, una mia polemica riguardo al discorso di internet, insomma, e al discorso del fatto che la musica è quasi praticamente devastata da questo mezzo, insomma. E non mi vergogno a dire che sono uno social in questo senso. Poi chiaramente, come sempre, ci siamo tutti, no? Tutti abbiamo un telefono in mano, tutti siamo su Facebook, tutti siamo. Il progresso è inarrestabile e guai se non lo fosse, insomma, questo è un discorso. Però la musica ha ricevuto veramente un colpo spaventoso. E se tu hai visto la copertina del nostro album, no? È una mano che sbuca fuori da un cerchio, no? Quella è la cruna. Quella mano stiamo cercando di uscire, ma anche tirateci fuori, insomma, da questo buio che sta diventando un po' la comunicazione della musica, soprattutto in Italia, perché insomma già avevamo dei problemi prima, insomma, in questo momento, perché sai, io dico sempre. Si dice no, commerciale, non commerciale, il rock è commerciale, il pop non è commerciale, il pop è commerciale, no? Però io dico sempre, se a Michelangelo qualcuno non gli comprava un pezzo di marmo, difficilmente avrebbe fatto il Davide, insomma, perché ci vuole sempre qualcuno che investa sull'arte e sulla cultura. Questo è un po' il significato, diciamo, no. E Quindi poi no, non te ne vai a male se poi postiamo la copertina del tuo disco sulla pagina ufficiale del nostro programma? ma assolutamente no, ma è chiaro che Ah, dai. dobbiamo inevitabilmente usare tutti quanti quelli che sono i mezzi tecnologici, no? Cioè, però questa cosa va risolta, Sai che perché cosa, se no sai qual è il mio modesto sì. pensiero a riguardo? È che un coltello può essere utilizzato ovviamente per tagliare una fetta di salame, spalmare della Nutella, quello che vuoi, ma puoi anche uccidere. Ecco, il web deve Ma essere utilizzato nella maniera appropriata per distribuire e far ascoltare la musica ai fruitori. no, è che è un mezzo di comunicazione impressionante e quindi può sembrare anche il mezzo più democratico, diciamo, che ci sia in questo momento. La realtà è che poi dopo ci sparisci dentro, cioè nel senso, può sembrare così, ma la musica ha bisogno anche di essere promossa e la radio è fondamentale, perché io adoro la radio, non è che faccio per Sì. dire, comunque insomma è fondamentale. Il web è un modello di comunicazione, ma come dicevi tu va usato in maniera appropriata, perché se no altrimenti bisognerà trovare un sistema, perché
la musica così. Io, sai, noi bene o male, insomma, stiamo andando avanti, siamo andati avanti, ma io penso anche alle generazioni future, insomma. Se fossi un ragazzino in questo momento, Beh, ma sai che oggettivamente. forse il ragazzino non se lo pone neanche il problema, no? Perché cresce, che è così, noi l'abbiamo Sì, visto come era prima. magari siamo a cavallo, sì, è vero. Allora, facciamo così, ci ascoltiamo il singolo, Sì. Tutto il mondo e paese, e poi continuiamo a parlarne, va bene? Vai, alla grande. Continuava ad annusare Vixinex per tenersi sveglio. La skyline ringhiava sulle nostre teste gocciolanti sudori ed anfetaminoidi in questo termitaio umano chiamato Bangkok. Io ero lì, ero lì, ero lì con gli occhi aperti lì. Stavo lì, mangiavo insetti agli angoli dei vicoli. Silon Road, Pop Pong, Sassy Show e l'amore che urlava con gli occhi a mandorla e dentro di me scorreva tutto il mondo e tutto il mondo è paese, tutto il mondo è paese. Centro terrestre della reincarnazione induista e della povertà. Anacquava i miei sensi di colpa nella libidine, i muschi profumati, il charas, mentre i bambini mi stringevano le mani. Io tassametro, bestemmiando il malgoverno e la polizia, mentre sotto i monumenti storici fratelli vendono palline ai ragazzini, in questa fulgida Babele chiamata Firenze, io sento. Tutto il mondo paese, il nuovo singolo degli Anima che abbiamo in diretta telefonica qui in questo venerdì sera di Radio Cantù, di After Eight per la precisione, un testo visionario, giusto? Dico bene, Daniele? Un testo visionario. Sì, l'hai descritto decisamente bene. Sì, sai, diciamo, io ho avuto la fortuna di girare un po' il mondo e a me piace l'Oriente, insomma, questo testo, diciamo, è un po' l'esercito. Non si può spiegare esattamente nei particolari. Ti posso dare una chiave di lettura che è nell'ultima parte del testo, no? Dove parla della mia città, Firenze, che io ho visto cambiare in pochissimo tempo, in pochi anni, da il nostro
salottino rinascimentale a una città internazionale, dove è difficile adesso trovare un fiorentino come a Londra, un londinese, no? Cioè, nel senso, e questo credo che sia inevitabilmente il futuro della nostra civiltà, ma non è una cosa negativa, non è in senso negativo, non è in senso polemico, è inevitabile, e credo che diventeremo tutti cinesi. Cioè, noi non so... ti volevo fare a Milano ci stiamo attrezzando. Sì, ti volevo fare una domanda, perché mi incuriosisce sempre andare alla genesi, sì, di poi quando nascono i gruppi. Noi, una domanda che faccio quasi sempre: quando si decide, mettiamo su un gruppo, noi troviamo, ci suoniamo, poi come viene fuori il nome Anima? Allora, Anima, guarda, è una cosa. Noi eravamo, in realtà, il nostro nome era Dharma, che è un nome indiano, no? E che è D-H, Arma. Allora, poi stavamo facendo il nostro album Toccato dal Fuoco, quello prodotto da Gianni Maroccolo, e in quel momento uscirono i Karma. Ah. Ora, ci imbarazzò un po', diciamo, questa cosa Dharma Karma, insomma, e coraggiosamente cambiamo il nome in Anima, e ci siamo... io mi sono trasportato questa H, diciamo, no? Un po' questa H di troppo che c'è in mezzo ad Anima. Il nome viene fuori dal fatto che tutte le volte che parlavamo di quello che facevamo era il fatto che ci mettevamo l'anima, insomma, nel nostro rock. Più o meno questa è la storia. Beh, diciamo che è stata una risposta molto esaustiva. Invece ti volevo chiedere, poi chiudiamo il nostro intervento, progetti futuri. Vabbè, ovviamente starete promuovendo il disco, il singolo, ma un tour, quello che poi dà riscontro è il live con il pubblico, no? Giustamente. Un tour questo estivo, e se vi capiterà di venire qui da noi, Como, Milano, Brianza. Ma alla grande, cioè, noi poi abbiamo suonato tanto. Io, come ti stavo dicendo prima, fuori dalla diretta, insomma, noi ci sono stati periodi in cui abbiamo fatto anche 140 date l'anno, insomma, e erano altri tempi. Ora purtroppo non è più così, anche il live è cambiato. Adesso faremo lavorare un po' ancora un po' il singolo, poi adesso siamo un po' a cavallo, no? Tra il momento invernale e il momento, e quindi faremo tutta la parte estiva e suoneremo più possibile, faremo la presentazione del disco. Io spero di venire dalle vostre parti, sicuramente verremo dalle vostre parti, insomma, abbiamo sempre suonato tanto su dalle vostre parti, quindi non c'è alcun dubbio. Allora, noi non mancheremo di venire a vedere un vostro concerto, un po' di musica, che tra l'altro mi sembra di aver intuito a molte radici, non so, mi vengono in mente i Nine Inch Nails, sentendo un po'... Fantastico, okay. Mi piace molto, grazie. Perfetto, quindi sicuramente gradito alla nostra qualità di musica che passiamo qui ad After Eight. Ti ringraziamo per essere stato nostro ospite. Ciao, in bocca al lupo, e quando sarai dalle nostre parti saremo vostri ospiti, e tu sarai ospite graditissimo qua in diretta ai nostri microfoni. Grazie a tutti e buonasera. Ciao, buona serata, ciao.